Il Comitato Territoriale IREN di Reggio Emilia nasce nel 2015 e in questi anni ha sostenuto e accompagnato diversi progetti di sostenibilità ambientale e sociale. Ne sono stati individuati 4, esemplificativi e particolarmente significativi per le tematiche affrontate e i risultati raggiunti. Il primo progetto riguarda l'Emporio Dora. È un emporio solidale che si è sviluppato con l'obiettivo di creare un mini market speciale in cui i prodotti sono sottoposti a disposizione gratuita per le famiglie bisognose. Attraverso questo progetto si è potuto contribuire all'ampliamento della gamma dei prodotti, in primo luogo con la dotazione di banchi frigo per la conservazione dei prodotti freschi predisposti all'interno dell'emporio. Successivamente ci si è dotati di un furgone frigo che, anche attraverso accordi con la grande distribuzione, permette di recuperare e trasportare prodotti freschi dai supermercati, sempre in un'ottica di riduzione dello spreco alimentare e di supporto alle famiglie in difficoltà. Il secondo progetto è un viaggio intorno al cibo, proposto da CNA Reggio Emilia. E si tratta di un progetto di educazione alimentare e ambientale con l'obiettivo di fornire ai bambini delle scuole primarie del territorio gli strumenti informativi utili a compiere scelte di consumo e comportamenti consapevoli. Attraverso il racconto della storia, delle tradizioni e dei processi produttivi collegati ai prodotti alimentari tipici locali, si è voluto favorire un maggior legame dei bambini con il territorio. Il progetto ha previsto anche il coinvolgimento diretto degli artigiani attraverso visite aziendali da parte delle scuole e laboratori didattici. A integrazione delle attività con i bambini sono state infine predisposte delle schede di approfondimento. Il terzo progetto è Scarto Matto, proposto dalla cooperativa sociale Il Ginepro. Si tratta di un progetto sul riuso con un importante obiettivo terapeutico, essendo rivolto a soggetti e famiglie che vivono in condizioni di marginalità e difficoltà socio-economica nel territorio dell'Appennino reggiano. La finalità è quella di coinvolgere le persone in un'attività concreta e di compartecipazione, sviluppando abilità socio-relazionali. Il progetto ha previsto, con il supporto di una figura specializzata, la realizzazione di un laboratorio di recupero cartone e altri materiali rivolto ai disabili. È stato collocato all'interno di un più ampio progetto di riciclo riuso. È stato infatti individuato uno spazio adibito alle attività laboratoriali e anche alla vendita di oggetti arredi recuperati e restaurati. L'ultimo progetto è Cooper for 2030, proposto da Confcooperative Reggio Emilia, con l'obiettivo di promuovere iniziative per aumentare la sensibilità e la consapevolezza verso gli obiettivi dell'Agenda 2030, promuovendo buone pratiche di sostenibilità, inclusione e responsabilità sociale. Il progetto ha previsto iniziative rivolte ai dipendenti di Confcooperative, ai cooperatori e alla cittadinanza. Sono state organizzate anche 2 visite agli impianti IREN e una serie di incontri su sostenibilità di impresa, parità di genere e comunità energetiche. È stato promosso anche un evento, Idea Challenge, rivolto a tutti gli istituti superiori della provincia di Reggio Emilia, con l'obiettivo di proporre idee per una città sostenibile, inclusiva e cooperativa.